Viene prevista una durata al momento protettiva di 9-12 mesi. Io credo che poi occorrerà declinare questo dato secondo i diversi individui. Probabilmente un individuo giovane genera una risposta che forse da questo punto di vista ha delle caratteristiche migliori. È anche da dire che cosa vuol dire che a un certo punto l'immunità viene meno, che siamo di nuovo a rischio di ammalarsi gravemente, ma forse no, cioè forse quella memoria immunitaria che potrà essere ristimolata, e questo si vedrà nel tempo quale sarà il destino del calendario vaccinale contro il coronavirus, che verosimilmente è prevedibile che farà parte di ciò che dovremo fare in futuro, però vedremo con che periodicità.